Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books. Io sono Tiffany e buon Feminist Friday a tutte e tutti voi. Oggi abbiamo una puntata speciale per questo Feminist perché parliamo di sessualità, che non so se si possa dire perché sarà un gran casino questa puntata perché dovrò bippare tantissimo, visto che YouTube, come sempre, sostiene i contenuti informativi e quindi ci bloccherà tantissimo questo video. Oggi parliamo insieme a Jules Plath di piacere e di sessualità. Abbiamo già parlato in un altro Feminist Friday di educazione sessuale e soprattutto ne abbiamo parlato in termini del perché non si fa in una maniera efficace nel nostro paese, perché non seguono le linee dell'OMS per riuscire a trasmettere ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze delle informazioni riguardo alla vita sessuale, sentimentale e comunque in generale all'affettività in una maniera omnicomprensiva, che è esattamente ciò che l'OMS continua a cercare di invitare le nazioni a fare, ma noi ovviamente non lo facciamo. Però in generale la sessualità è chiaramente un tema che non abbiamo affrontato spesso su questo canale. Però io ho voluto cogliere un po' l'occasione sia per la lettura di quest'opera che io trovo estremamente lucida, sincera, istruttiva, ovvero Club Godo, una cartografia del piacere di Jules Plath, edito dall'Ippocampo, e anche e soprattutto perché Jules Plath ha avuto la grande pazienza di rispondere a qualche mia domanda, che vedremo dopo. Insomma, questa è una raccolta di pensieri e appunti che l'autrice ha voluto mettere a terra, essendo un'illustratrice, per parlare di piacere, parlare in generale di sessualità. Molto spesso, ovviamente, i rapporti sono permeati da un certo pudore, da un senso di intimità molto privata, che sono perfettamente legittimi. Ovviamente, anche io sono estremamente privata riguardo alla mia sessualità, però molto spesso questa sfera più intima e privata, che è legittima quando si parla chiaramente di sessualità, viene spesso confusa oppure soverchiata e quindi schiacciata da un senso di tabù che noi ovviamente come società viviamo nei confronti della sessualità. Molto spesso anche toccare l'argomento con i propri partner o le proprie partner è complicato un po' per timore di dire troppo poco o troppo, oppure per il timore di apparire esigenti, oppure esattamente il contrario, quello di apparire totalmente inesperte, come se fosse una colpa, scontrarsi con la propria impreparazione e quindi insomma provare un certo disagio. Per molti uomini, ad esempio, c'è il terrore di non apparire virili a sufficienza. Oppure, invece, per molte donne, la paura di non sottostare ad alcune regole patriarcali che noi ovviamente abbiamo assorbito legate alla nostra sessualità, volenti o nolenti, chiaramente, dove effettivamente noi vediamo soprattutto la sessualità come il corpo della donna utilizzato per il piacere maschile, senza però quella dignità e quella volontà anche di esplorare il proprio. Insomma, quella visione nella quale si sacrifica il proprio piacere a favore del partner, perché così è. Soprattutto questo avviene in moltissime relazioni eterosessuali. Il problema è che a continuare a trattare la sessualità come un argomento tabù si finisce proprio per ignorare anche i rudimenti, proprio le basi per il piacere personale e si manca anche di pensare alla nostra sessualità in maniera ampia, sperimentale, come se fosse un vero e proprio laboratorio dove ogni coppia, che siano due persone o più di due persone, esplorano insieme tanti aspetti della vita sessuale e del proprio rapporto, scoprendo il corpo in maniera vicendevole e cercando anche non solo il piacere del partner, ma anche il proprio. È proprio una grande contraddizione della nostra società. Siamo ipersessualizzate fin da bambine. Viviamo in un paese che non ha alcun timore a rendere degli oggetti sessualmente appetibili i corpi delle donne, perché soprattutto le donne, anche se potremmo parlare di persone in generale, senza mai però pensare alle conseguenze che questo implica a livello globale. Siamo un paese fortemente bigotto, tradizionalista e cattolico, e allo stesso tempo sempre il sesso si fa, ma non si dice. Nascondiamo tutto sotto il tappeto, così fingiamo che non esista e non c'è problema. Poi però ci sono tutti i problemi di cui avevamo anche parlato nel video sull'educazione sessuale. Però insomma noi di sesso vero, cioè di sesso come avviene all'interno delle coppie o come dovrebbe essere o come vorremmo che fosse e di come noi magari immaginiamo la nostra intimità, ne parliamo ben poco. Non entro nemmeno nell'argomento afobia e asessualità perché dovremmo dedicare un video al riguardo e qua apriamo troppe parentesi, però
Ne parleremo magari in un altro video. Però diciamo che è l'ennesima contraddizione dentro la nostra società. Tornando un po' a Club Godo, June Pla, che è originaria di Marsiglia e ha sempre lavorato come illustratrice e character designer per videogiochi, ha aperto da qualche anno un account Instagram che si chiama Je Sens Club. Spero che si pronunci così, io non parlo francese, dove illustra con una dovizia di particolari che è davvero abbondante, soprattutto la parte anatomica, tante anatomie, vediamo dentro questo volume, zone erogene, le tecniche che sono numerosissime all'interno del libro, per conoscersi un po' di più e allo stesso tempo quindi esplorare un po' di più anche la propria sfera sessuale. Ovviamente quello di oggi sarà un discorso abbastanza rapido perché non voglio creare un video estremamente approfondito e lunghissimo, ma ci tengo anche a, insomma, introdurre un po' l'argomento e poi magari lo approfondiamo insieme giù nei commenti o comunque in altre puntate. Fatemi sapere se è un argomento che vi piacerebbe approfondire, anche perché ho in mente un paio di persone che ci potrebbero dare una mano. Comunque, in generale, in diversi libri di stampo molto classico che parlano di sessualità, ci sono fondamentalmente due problemi principali. Il primo è che c'è una focalizzazione preponderante sulla sessualità maschile, che praticamente tende ad escludere il corpo femminile, tanto che giù nell'info box vi metto anche qualche info, qualche link, perché è stato dimostrato che, ad esempio, non viene studiato il clitoride in maniera scientifica, tanti studi mancano, studi approfonditi proprio sul clitoride, proprio perché è un organo che è nato unicamente per il piacere femminile e tra le tante cose in generale si tende a parlare meno di sessualità femminile e a studiarla un pelo meno. Comunque giù nell'info box tutti i link. E l'altro problema, mai da poco, è che non c'è un approccio queer, quindi la sessualità è vista tendenzialmente in una visione eterosessuale tra uomo e donna, senza contare che ci sono numerose esperienze e numerosi modi di intendere la sessualità. Invece in Club Godo, diciamo, la prospettiva è molto più ampia. Inizia il suo percorso da questioni anatomiche, quindi molto generali, che sono utili sia a uomini che a donne che vogliono conoscere i propri partner o le proprie partner, perché è assolutamente un bene conoscere anche nel dettaglio la propria anatomia in modo da poter capire cosa sta succedendo, e prende in considerazione anche prospettive queer, quindi tecniche che possono valere anche per chi non è eterosessuale, chiaramente. Quindi, insomma, cerca assolutamente di evitare di focalizzarsi solo su una prospettiva etero. E un po' il grande mito da sfatare di questo volumetto è quello che non gira tutto attorno alla penetrazione, che rimane un atto che sì, può essere assolutamente molto piacevole, ma non necessariamente per tutti e tutte, e non necessariamente viene visto da molte persone come l'apice della sessualità. Infatti, Jean Pla in questo volume, innanzitutto, davvero, come vi dicevo anche prima, di base cerca di focalizzarsi molto sull'anatomia umana e sull'anatomia sia degli uomini che delle donne. Ecco, una cosa che forse manca all'interno di questo volume è una parte dedicata alla transessualità, quindi alla sessualità, diciamo, delle persone trans, anche solo dal punto di vista banalmente anatomico, che può essere utile, può essere uno spunto in più, quindi magari prossimamente può essere una cosa che Jean Pla potrà includere nei prossimi volumi. Crea una precisissima mappa delle zone erogene, accompagnata però anche da una serie di gallerie illustrate di tecniche per poter raggiungere l'orgasmo. Insomma, Club Godo è un manuale sia istruttivo che sperimentale da tanti punti di vista. Offre tanti spunti preziosi, utili, banalmente anche solo le mappe anatomiche, però offre anche una serie di spunti personali, di riflessioni personali dell'esperienza dell'autrice che sono molto spesso anche condivisibili o comunque un'esperienza che moltissime persone possono aver vissuto. Io ho avuto la grande fortuna di poterle porre alcune domande, quindi insomma, nel resto del video seguiremo un po' quello che ci ha raccontato. Io direi che però ora è arrivato il momento di porre qualche domanda a June. Intanto la ringrazio tantissimo, ciao June, grazie mille per il tempo che mi dedichi. Ciao Tiffany. Allora, noi stiamo vivendo un tempo abbastanza strano e particolare, molto inusuale. Vorrei parlarti di alcune linee guida che la Commissione Sanitaria del nostro paese ha predisposto per quanto riguarda il sesso durante la pandemia. Innanzitutto, prima regola, attenzione all'igiene personale e del luogo. La seconda, un ambiente il più possibile ampio e ventilato.
Terzo, contatti il meno possibile ravvicinati. Quarto, purtroppo, ma necessario indossare la mascherina. Un sacco di persone hanno preso in giro, chiaramente, queste linee guida, si sono lamentate e in una certa misura, secondo me, alcune argomentazioni sono anche estremamente valide, condivisibili o quantomeno perfettamente comprensibili da tutti. Ma molte regole che apparentemente sembrano assurde, in realtà potrebbero trasformarsi in spunti quantomeno interessanti. Come possiamo imparare o sperimentare seguendo queste linee guida? Conosco questa. Donc, ça y va. Je pense que c'est peut-être le moment de se mettre à la masturbation, d'arrêter d'essayer de faire quoi que ce soit à deux, ou de s'amuser, ou de prendre du plaisir. C'est fini tout ça. Non, plus sérieusement, ces mesures, je les comprends, mais elles sont, je pense, irréalisables parce que les gens n'arrêteront pas de se rapprocher et de vouloir se toucher. C'est difficile d'imaginer deux personnes faire l'amour avec un masque parce que le baiser, déjà, c'est tellement important. Moi, si on devait m'interdire de faire l'amour, je comprendrais pendant un certain temps. Peut-être que je le ferais plus, mais du coup, je me concentrerais sur mon corps et j'essaierais de voir ce que je peux explorer toute seule de mon côté, mais pas trop longtemps quand même. J'ai encore un truc à rajouter. Et puis, comment on fait un test VIH avant de coucher avec quelqu'un sans préservatif? On pourrait faire un test PCR aussi, histoire d'être tous rassurés. Quel monde de merde! Uno dei motti di Club Godo e di tutto il progetto che sta dietro a questa raccolta è c'è un problema nel modo in cui noi affrontiamo la sessualità. Sicuramente c'è un grande pregiudizio e un grande tabù che governa la nostra sfera sessuale e che ancora ci impedisce di parlarne. Penso solo a noi che siamo qui su YouTube e che stiamo facendo questo video, dovremo assolutamente fare una serie di salti e di bippate per poter pubblicare questo video in tutta sicurezza e non vedercelo bannare. Pensi che sia in qualche modo legato al modo in cui noi parliamo di educazione sessuale affettiva? Moi, je pense que c'est un gros problème de censurer le sexe, oui. La sexualité et même l'éducation sexuelle. On vit dans une société qui banalise la violence. On peut regarder tout un tas de films et de vidéos très violentes de partout dans le monde, mais le sexe, qui est pourtant quelque chose de naturel, de sain et de plutôt cool pour le corps finalement, on l'interdit, on le rend tabou, mais c'est terrible le message qu'on fait passer du coup aux gens. Ça veut dire, allez-y, vous pouvez vous taper sur la gueule, mais pas faire l'amour. Non, c'est tout le contraire qu'il faudrait faire. Et puis, c'est important de parler de sexualité aussi dans le cadre du consentement, des orientations sexuelles, des genres différents. Parce que quand on part avec zéro base, zéro information, c'est à ce moment-là que le sexe devient malsain et peut-être même violent. C'est pour ça que je pense qu'il faut en parler, continuer à en parler, essayer d'en parler, peu importe ce que YouTube ou Instagram ont dit. Sans vouloir faire de généralité, mais c'est vrai que. Eppure il sesso è uno dei grandi pilastri della nostra società. La virilità sfrontata, l'ipersessualizzazione, la desiderabilità a tutti i costi. Però sembra esserci molta poca voglia di parlare di sessualità in maniera diversa dalla penetrazione, che sembra l'unico modo nel quale noi la intendiamo. Quanto c'è bisogno di parlare di sessualità in una maniera un po' più inclusiva, più queer, attenta alle diverse forme di sessualità e di orientamenti sessuali? Je pense que c'est très important de parler d'inclusivité, de queerness, d'homosexualité ou de différentes orientations sexuelles parce que je crois que toute norme fait du mal. Quand il faut rentrer dans une case et qu'on n'y arrive pas, ça nous rend malade finalement. Enfin, pour moi, par exemple, la norme de la pénétration, ça, pour ne prendre que cet exemple-là, ça crée beaucoup de problèmes d'érection, de douleur à la pénétration. Et imaginons que nos corps ne sont peut-être pas faits pour pratiquer cet acte-là en permanence. Peut-être que nos corps ont besoin d'autre chose. Peut-être que si on s'avouait qu'il n'y avait pas de normes, peut-être que la sexualité serait
plus saine et beaucoup plus... qu'on serait beaucoup plus libéré de tout ce poids qu'est la norme. Et si dovessi dare un consiglio a chi ci ascolta, quale sarebbe? La première chose que je pourrais conseiller, c'est d'essayer d'explorer son corps, de connaître ses désirs, de savoir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus, et essayer de l'exprimer. C'est déjà une super base pour commencer. Et apprendre à dire non. L'ultima domanda invece è quali sono i tuoi progetti per il futuro? A cosa ti piacerebbe lavorare in futuro? Je crois que si j'avais le choix, j'essaierais de travailler dans l'éducation nationale pour pouvoir toucher tous les jeunes et les sensibiliser à une sexualité plus positive et bienveillante pour éviter toutes sortes de débordements. Allora, grazie mille ovviamente a June che è stata super gentile nel rispondere alle mie domande e grazie mille anche all'Ippocampo che è riuscito a fare tutto questo e anche per le traduzioni perché sennò sarebbe stato un vero disastro, quindi davvero sono super contenta e super felice. Questo di oggi è stato un video su un argomento piccantino, chiaramente, che non avevamo affrontato in grande scala e che sicuramente è un video più leggero, è un video anche legato a un volume che vi ricordo che è Club Godo, una cartografia del piacere, come potete vedere tutto illustrato, ma noi censureremo perché non vogliamo finire bannati da YouTube. E spero che insomma sia risultato interessante lo stesso, fatemelo sapere giù nei commenti, fatemi sapere anche se è un argomento che vi piacerebbe esplorare anche con altre tematiche più avanti. Insomma, io vi ringrazio per essere stati insieme a me oggi e direi che noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!